Ma io Donata non la sentivo già da un po'. Poi ho saputo dai giornali che è morta. Poveretta. E come vi siete conosciute? Alla ciliegina. Un'agenzia di eventi. E mi puoi confermare se avevano le relazioni con l'onorevole Lombardi? E lo sai da quant'è che stavano insieme? Ma si sono conosciuti l'estate scorsa. Che appunto sta agenzia ci aveva contattato per fare una coreografia, una festa privata. E cioè, sta un po' strana, piena di personaggi politici, un po' visci. E Donata non era una che dava confidenza facilmente in generale. Però arriva questo Lombardi, attacca a parlarle e lei si è sciolta. Quanto è durata la loro relazione? Sono stati 6 mesi. Poi dal nulla, era gennaio, me lo ricordo perché io stavo a casa a farmi i fatti miei, mi preparavo per un provino, arriva Donata fuori di testa e inizia a urlarmi tutta agitata che Lombardi l'aveva lasciata e che il giorno prima facevano progetti e poi di colpo basta, si era stufata, l'aveva buttata via. E ti ha detto il perché? No, no, no. No, ma quello che so era che era sconvolta, era veramente sconvolta. Infatti poi basta, è partita per Matera, non l'ha più sentita nessuno, non si è più fatta viva, anche con me. Però sicuramente quel Lombardi si è fatto vivo. E tu come lo sai? Vabbè, dalle foto si capisce, poi anche. L'avevo visto quella sera. È proprio di quelli che c'ha un po' la fissa, il chiodo fisso della. Beh, sì, che gli piacciono le ragazze, e che più giovani sono, meglio è pure. Poi vabbè, tutti così gli uomini, no? Forse sì. E tu che stai a fare qua? Io un provino. Che se va bene sfondo, se no basta. Me ne vado dall'Italia, mi sono scocciata. E dove te ne vai? Non so, Spagna magari. Barcellona mi piacciono tutte le città che iniziano con B, non so perché. Forse non sei mai stata a Bitonto.